Ah, me l'ho già fatto partire, che miseria. Bello dritto, io qui non ci sto, ma fa niente, vabbè. Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi Finger Technique. Oggi voglio parlarvi un po' di questa tecnica, ma in realtà non è che voglio dirvi allora fate questa tecnica, perché questa tecnica si fa così, 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 serve per questo. No, voglio parlarvi delle dita, ma spiegarvi quando io uso le dita, quando uso i polsi, perché usare uno, perché usare l'altro. Ma in realtà non è che vi obbligo e vi dico dovete fare così perché sennò non siete... No, fate voi, nel senso, questa è una cosa molto personale. C'è gente che ogni tanto mi scrive e mi dice: ma cosa usi i polsi? Usa solo le dita. E io mi trovo bene a usare più i polsi delle dita. Però le dita sono indispensabili. Ci sono delle volte che bisogna usare le dita. Quindi oggi voglio spiegarvi questa cosa qua. Cioè dirvi, secondo me, quando usare i polsi e quando invece usare le dita. Dato che non lo faccio mai, quando parlo di pad non vi dico mai di iscrivervi al canale. Non so il perché, ma non ve lo ricordo mai. Quindi oggi ve lo voglio dire. Ho due bacchette diverse, tra l'altro. Almeno due bacchette uguali prenderle. Per prima cosa voglio perdere un attimino di tempo per spiegarvi una cosa. Come vi dicevo prima, tanti mi scrivono dicendo: io uso solamente le dita perché si usano solo le dita. Gli altri mi scrivono: io uso solo i polsi perché le dita fanno schifo. Abbiamo un polso per ogni braccio, abbiamo 5 dita, che poi in realtà sono 4 che usiamo soprattutto per la finger technique, ma vabbè, per ogni mano usiamo quello che abbiamo, nel senso non è che dobbiamo usarne solo uno perché boh, non lo so, ne usiamo solo uno, usiamo tutto quello che abbiamo. I polsi dovremmo usarli quando ci conviene, le dita quando ci conviene. Quindi la cosa che vi dico adesso, la cosa principale che voglio dirvi, è che le dita hanno un grosso problema, secondo me. Anzi, in realtà hanno due grossi problemi, secondo me. Con le dita non riusciamo ad avere una grande vastità di volumi. Ok, possiamo suonare più piano e più forte, ma col polso abbiamo più possibilità di regolarlo il volume, di regolarci il volume che vogliamo dare alla bacchetta o al colpo che diamo. Volume e l'altro il controllo? Con le dita il controllo tante volte è un po' più difficile da ottenere, soprattutto se siamo lenti. Infatti il consiglio che voglio darvi è: quando siete lenti, dimenticatevi delle tecniche di batteria. Nel senso, è ovvio che le bacchette dobbiamo tenerle sempre bene, impugnarle bene, ma a parte quello, la tecnica delle dita, le tecniche, il push and pull per i doppi colpi, tutte queste tecniche qua, quando riusciamo a fare i colpi con i polsi, secondo me è sempre meglio. Poi le tecniche le usiamo come, tra virgolette, scorciatoie. È ovvio che se usiamo la push and pull, cioè quella per fare i doppi colpi più veloci, la usiamo perché non perché fa figo, ma perché ci serve. Cioè a un certo punto con i doppi colpi non riusciamo ad andare più veloci di un tot e quindi usiamo una certa tecnica, la finger technique. Perché la usiamo? Perché a un certo punto non riusciamo ad andare tanto veloce con i polsi e quindi ci facciamo aiutare dalle dita. Quando non ce n'è bisogno, ragazzi, non abusate delle tecniche, non vogliate usare per forza le tecniche. Io le dita di solito le uso solo quando ho piccole pressioni, nel senso quando devo suonare pochi colpi veloci. Quando devo suonare pochi colpi veloci non uso i polsi perché non ce la faccio e mi faccio aiutare dalle dita. Ad esempio, se devo fare 4 colpi, faccio il primo colpo con il polso e poi gli altri 4 colpi utilizzando le dita. Non avanti, avanti, ciao, sinistra, stessa cosa. Quindi primo colpo di polso, gli altri con le dita, 3 colpi, stessa cosa. Quindi il primo esercizio che voglio darvi per capire bene come funziona la finger technique è quello di cercare di suonare dei colpi solamente con le dita. Non usate il polso, ma suonate solo con le dita. Il polso deve rimanere perfettamente fermo. Poi vabbè, ovviamente è attaccato al braccio il polso, quindi se muovete le dita si muoverà anche un pelino il polso, non è che dovete avercelo ingessato. Però cercate fare un po' di colpi e tenere il polso il più fermo possibile. Questo vi serve soprattutto per potenziare le dita, cioè il fatto di fare colpi solamente con le dita e non con i polsi serve per renderle più forti. Quindi dopo aver fatto questo, fatelo prima con una mano, poi con l'altra. Quando riuscite a controllare i colpi, cioè a non far andare le mani a caso, e soprattutto occhio che la bacchetta ogni tanto incomincia a far così quando suonate solo con le dita, allora cercate di fare magari dei gruppi, gruppi da 8, quindi... con la sinistra ovviamente che fa una fatica pazzesca, colpi da 4, 3, poi ovviamente meno colpi ci sono più potete andare su, e poi 2.
2 in realtà è una cosa un po' diversa, perché si chiama push and pull. Poi se volete sapere che cos'è la push and pull, ditemelo qui sotto nei commenti. Come avete visto, io faccio sempre il primo colpo col polso, perché ovviamente il primo colpo bisogna dargli la spinta. Non è che posso partire di qui e come faccio a dare il primo colpo di dita, il primo colpo di polso e poi tutti gli altri di dita. Volendo, dopo il 2 e 2 si può fare anche 1 e 1, quindi la cosa è dare i primi due destra e sinistra di polso e poi rimanere lì e farli tutti di dita. Quindi detto questo, il mio consiglio è sempre il solito: fate un po' quello che volete, cercate il vostro modo, suonate nel modo in cui vi piace di più suonare, nel modo in cui vi trovate meglio, ma ricordatevi, non è che se noi suoniamo con le dita dobbiamo studiare solo le dita, se noi suoniamo con i polsi dobbiamo studiare solo i polsi. Se studiamo le dita, i polsi miglioreranno, se studiamo i polsi, le dita miglioreranno. Tutto migliora tutto, nella batteria, nella tecnica soprattutto, qualsiasi cosa facciamo con le mani, qualsiasi tecnica studiamo, anche se poi non la utilizziamo, ci migliora. Qualsiasi cosa ci migliora il controllo, ce lo migliora sia che usiamo le dita sia che usiamo i polsi. Quindi il consiglio è: studiate tutto, nel senso tutto il possibile, anche quello che non vi piace o che sembra non vi serva. State tranquilli che il vostro corpo, le vostre mani, la vostra mente le assimilerà e le userà. Non vi preoccupate, voi non ve ne accorgerete, ma le userà. Momento psicologia. Spero con questo video di avervi chiarito un po' le idee, se magari eravate un po' confusi se usare, se non usare, come usare la tecnica, la finger technique, cioè le dita. Basta, quindi se avete qualsiasi dubbio scrivetemi qui sotto. Ecco, questa cosa qui è importante, ve l'ho già detto prima: se non sapete come fare i doppi colpi, se non sapete che cos'è la push and pull e lo snap, in realtà si chiamano in questi due modi qua, scrivetemelo qui sotto, così magari ve lo spiego bene in un altro video. Questo in realtà non era tanto un video di spiegazione, era un video più chiarificatore, diciamo. Vabbè, io vi ricordo di iscrivervi al canale, di andare, mi raccomando, sui social Instagram e Facebook. Andate sul sito Gastu però a leggere il mini articoletto che vi scriverò su questa tecnica, magari vi do anche qualche informazione. Quindi andate qui sotto, trovate il link che vi rimanda direttamente al sito Gastu dove trovate l'articolo. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.